situazione. Il mio compagno spesso è via per lavoro, quindi vengo qui con Celeste, così gioca con gli altri bimbi e io comunque passo il tempo e lei sta benissimo qua. È libero, quindi si può venire e andare quando ci pare, però i bambini si sentono comunque in un ambiente molto familiare con bambini come loro e senza troppe regole, con giochi fatti apposta per loro, e anche noi ci sentiamo in famiglia. Perché ci piace venire qua? Perché ci sono un sacco di giochi fatti con cose semplici, le bottiglie, non ci sono tutti quei giochi di plastica che fanno dei rumori fastidiosi, è vero? Si gioca con la semplicità ed è una cosa stupenda. I principi del progetto Un villaggio per crescere riguardano anche le modalità di gioco da condividere tra bambini e genitori e anche con materiali tra virgolette poveri che possano quindi essere riproposti a casa da tutti quanti. Sicuramente una filosofia che proponiamo spesso è quella del poter giocare con niente, ricreare delle situazioni di gioco con i bambini che non necessitino di alcuno strumento sofisticato e che quindi siano tutte basate sulla intraprendenza e sulla creatività del bambino e del genitore. Noi veniamo qua penso da circa un annetto, ci troviamo qua con altre mamme che ormai sono diventate nostre amiche. Ci piace molto venire qua perché comunque ad esempio Zoe non è stata presa all'asilo, quindi ha anche tanto bisogno di socializzare con altri bambini. Poi è importante proprio creare secondo me una rete intorno alla mamma. Perché non sempre il periodo dopo la nascita del bambino è un periodo felice. Tante volte ci si trova da sole, tante volte ci si trova spaesate e quindi io ho trovato un po' un posto dove vengo ascoltata, e capita, supportata. So sempre che troverò qualche amica qua che mi ascolterà. Noi mamme possiamo instaurare un legame perché ci troviamo, ci confrontiamo e ci raccontiamo anche le nostre esperienze, non solo quello che viviamo qui ma anche quello che ci succede fuori e lo riportiamo qui al villaggio. È un posto dove veramente le mamme sono uguali e non ci sono differenze e siamo tutte unite in un gioco, in un'attività.
in un'esperienza. È un posto veramente speciale.